e anche oggi iniziamo così. Ho dovuto smettere prima l'allenamento perché ho semplicemente fame. Sono 15 ore che devo mangiare, forse per quello. Ho fatto un po' di spesa, mi sono permesso un po' di sushi. Oddio, sushi, questo è più sushi di plastica, però per mangiare subito. E ho fatto anche un'altra lavatrice. Diciamo che esercitarsi con la chitarra può far male, però molto divertente, ragazzi, veramente molto divertente. E da quando ho lei sto abbandonando la play, guarda caso. Sì, molto bello, anche perché è un mondo talmente grande che permette di fare tantissime cose, anche da principiante. Puoi provare a fare una cosa, puoi provare a fare un'altra. 2:20, oggi segna 9 gradi il termometro, quindi è relativamente caldo, ho visto già gente sbracciata. Andiamo in palestra, oggi abbiamo pesi e 5 km di tapis roulant. Ho già cenato, sono le 7, giornatina abbastanza anonima, anche se interessante, ho fatto qualche chiamata. Più tardi ho una videochiamata con una persona che vuole trasferirsi in Svizzera, e se anche tu hai bisogno di parlare con me, trovi nella descrizione del video il link che ti porta al mio sito per prenotare una videochiamata con me. Oggi sono addirittura 9 gradi, quasi quasi vado a correre di fuori. La palestra comunque è un bellissimo posto, è a una certa ora, cioè a quest'ora che sono adesso le 6. Devo dire che sì, è un bel posto. Adesso vado alla Coop a comprare due cosine per una persona e ci vediamo direttamente a casa. La giornata, ragazzi, sono le 6, guardate, è già buio pesto, è finita. Oggi metto a posto sta scrivania, che così non può rimanere. Ok, allora, molto meglio, i cavi non sono più un intralcio. Lo so, quelli sono i cavi del faretto, che sarebbe anche ora che lo cambio, che metto qualcosa di un pochino più moderno. Non perché non funzioni, ma perché servirebbe qualcosa con un softbox davanti, ma piccolino. Vabbè, comunque io questo ce l'ho ormai da anni. Mi è stato, credo che sì, era una collaborazione, una delle prime. È un po' ingombrante, specialmente se si tiene tutto quanto all'interno dell'appartamento. Siamo di nuovo in viaggio, anche oggi si va a Zurigo, non per tante ore, ma devo incontrare una persona. Segna 12 gradi di fuori, ragazzi, 12 gradi, e vedo gente proprio fuori di testa che va in giro a maniche corte, proprio non ci siamo. È rosso, guardate, è rosso, c'è un cuoricino al posto del rosso normale, troppo bello, cuoricino. E non riuscivo a dormire, tanto vale che mi alzo e che vado in palestra. Sono le 7:30. 5 km e mezz'ora di attrezzi, credo che vada bene. E poi vanno pulite gli attrezzi per chi viene dopo. Ho fatto anche un po' di spesa. Da oggi iniziano 5 pomeriggi e è la settimana di Natale, quindi lavoro per Natale, come vi avevo già detto. Ho fino a martedì, però poi ho 7 giorni liberi, quindi da lì poi si farà qualcosa. Sto pure pensando di tornare in Italia, ma vediamo com'è il momento. Allora, vediamo cosa ho comprato. Ho preso un asciugamano per la palestra, patatine da forno, insalata, uno sgrassatore, se le prendevo tutte era un'offerta, quindi sì. Degli adattatori per le prese Siemens, che sono un problema, ragazzi, serve l'adattatore. Il cavolo rosso, che mi piace, e le pere. Opla. Nicht schlecht. Trinkschokolade, 52%.
16 minuti e 23 il video della settimana, spero che vi piaccia. È un video un po' più lungo, ho cercato di tagliare tutto il tagliabile, ma poi il succo di una. Sì, ho pure tolto cose che allungavano ancora di più. Spero che vi piaccia. Ed è già mezzogiorno, devo pranzare. Ah, velocemente vi voglio anche mostrare quello che mi è stato regalato dal reparto. Allora, intanto la responsabile della medicina, i responsabili, le responsabili della medicina ci hanno fatto questo bellissimo pacco dove all'interno c'è cioccolata artigianale, eccezionale, per il reparto però. E queste invece sono cose personali. Questo direttamente dalla caposala, dalla nuova caposala. È anche questo molto gradito. È una crema per le mani che ci serve tanto, ragazzi, perché noi sempre con questi disinfettanti, sempre con le mani bagnate, quindi utilizziamo veramente tanta crema per le mani. Poi questa è una lettera scritta in primario, tutto il personale a mano, come vedete lo fa ogni anno ed è veramente veramente carina. Grazie mille. Speriamo che il 2023 inizi un pochino meglio di come il 2022 è finito. Poi apriamo questo che viene, mi sa, dalla coordinatrice, dalla vice coordinatrice. Grazie mille. E considerate che in Italia, dove ho lavorato per 11 anni come libero professionista, proprio perché ero libero professionista, a me non mi toccava neanche il panettone che davano a tutto il personale. Proprio un posto, vabbè, ora non voglio dire male, però era proprio gestito da persone sgradevoli. Ah, un buono della Manor di 50 franchi, ammazza, ragazzi, è tanta roba. Bello, grazie. E questo lo utilizziamo, sì. Alla Manor vendono tutto, non è soltanto un supermercato, ci posso vendere qualcosa per la palestra, ci posso vendere qualsiasi cosa, vestiti, cibo. E tecnologia, tutto. Grazie, grazie mille. Veramente molto molto carino da parte loro. Rispondo velocemente ai vostri commenti. Il primo è di Dario Jacopi. Grazie per il video e penso che troppi temi in video sono un po' stressanti. Non so cosa ti riferisci in temi, nel senso che forse parlo di troppe cose, ma non sono dei temi che affronto, è la mia vita, è proprio quello che faccio durante la settimana. I vlog sono molto molto spontanei, molto naturali, cioè è la mia vita, non è che vi mostro cose costruite o cose, non vi mostro tutto della mia vita, perché voi vedete 10 minuti della settimana, 15 minuti della settimana, che ultimamente si stanno aggiungendo delle cose, è vero, poi io penso che sia anche giusto così e normale. Poi ditemi voi, scrivetemi quello che ne pensate anche voi sotto nei commenti, possiamo affrontare l'argomento. Grazie Dario per il commento. E sotto all'unboxing della chitarra Giovanni Cagliari mi ha detto che come in passato ho contattato Mufasa per la pizza, visto che è anche lui uno youtuber, potrei contattare Piero Morel. Ragazzi, però una collaborazione non funziona. Cioè io e Luca di Scacciati non è che l'ho contattato per invitarlo a prendere la pizza, già ci conoscevamo, abbiamo collaborato per tanto tempo, prima tramite le sue aziende, cambiavalute.it, e poi anche per altre cose, insomma via ci siamo anche visti. Cioè è un'altra cosa, non è che io contatto uno youtuber per chiedergli impara a suonare la chitarra. E le collaborazioni le faccio, però sono una cosa molto più spontanea. Cercare una collaborazione nella speranza che aumentino gli iscritti, ragazzi, no, poco, poca roba. Poi sono persone molto distratte, non sono persone che ti seguono. Sì, poi qualcuno magari rimane e diventa anche una persona che ti segue, ma fondamentalmente le collaborazioni si trovano diversamente, cioè interessi in comuni oppure cose del genere. Comunque, grandissima stima per Pietro Morello, bravissimo musicista, e vediamo, dai, vediamo poi come si evolve la questione della chitarra. E voglio mostrarvi un commento di un iscritto, non mi va di fare lo screen, quindi guardate, Giovanni. Concordo pienamente il tuo ragionamento, anch'io sono arrivato qui alla bella età di 44 anni e all'inizio non è stato facile. Dopo 12 anni, nonostante la mancanza del nostro mare pugliese, io e la mia famiglia non ci pentiamo minimamente della nostra scelta. Possiamo solo dire grazie alla meritocrazia svizzera. Bellissimo commento, grazie Giovanni. E ora si va al lavoro. Buon Natale, per voi è stata la settimana scorsa, ma ragazzi, è così, è un po' sfalsato il periodo. Sto andando in palestra e
Ok, sì, per me il Natale non, cioè nel senso non è che sto festeggiando il Natale, non mi sono neanche preso niente buono da mangiare, cioè sì, avrei il polpo ghiacciato, ma non mi metto a fare il polpo per me da solo. E niente, anche oggi è il pomeriggio e questa settimana sono un po' distratto, quindi non lo so il video come diventa, se è carino, se è, non lo so, però magari scrivetemelo sotto se ve ne accorgete quando sto più attento al video o quando sto meno attento al video. E oggi gli attrezzi mi hanno fatto il buon Natale perché mi hanno fatto rimisurare la forza e hanno cambiato l'intensità dell'allenamento in automatico. Nel senso che hanno sì aumentato il peso in base allo sforzo che gli ho fatto, lo sforzo massimo che ho dimostrato, ma hanno messo due pesi, uno attivo e uno passivo, cioè mentre spingo un peso, mentre rilascio un altro, e mentre si rilascia, cioè quello passivo, il peso è molto più alto. Molto faticoso, scommetto che domani mi rifà male ogni cosa. Ed eccomi giovani, sono le 11:10, vengo dal pomeriggio e siamo di nuovo a domenica sera, ragazzi. Le settimane stanno volando. La prossima settimana si dovrebbe andare in Italia, quindi quando guardate questo video probabilmente sono in Italia. Lasciatemi delle domande per la prossima settimana nei commenti. Vi ringrazio della visione, a presto e ciao. E mi raccomando, voletevi bene.